contrario, restiamo chiusi in noi stessi. Facciamo così poco il primo passo verso gli altri. Ci limitiamo a giudicarli da lontano per le apparenze. Finiamo facilmente per non ascoltare più gli altri. Condanniamo con l'indifferenza che non è mai neutrale, perché toglie qualcosa che abbiamo e che possiamo regalare. Dio invece si mostra, viene incontro, si dona tutto, senza riserve, perché il popolo che camminava nelle tenebre abbia una grande luce. Oggi, in questa santa notte, contempliamo nella povertà della periferica Betlemme tutta la grandezza di Dio. Lui mostra il suo cuore, Cristo e la misericordia di Dio, che ci fa conoscere tutta la sua vera volontà, il suo progetto d'amore per ciascuno di noi. Dio non condanna, Dio salva, salva come un padre che mette da parte il giudizio perché ha misericordia dei suoi figli. Dio a Natale non fa conoscere una legge, non fa conoscere un altro comandamento, ma la sua legge, il suo comandamento diventa questo bambino che manifesta e vive per primo il nuovo comandamento dell'amore. Un amore così scioglie il nostro cuore, come tanti quadri della Natività, la luce viene proprio da quel bambino. Infatti è la sua misericordia e il suo amore che rivela il nostro vero volto e ci fa trovare noi stessi, la nostra vera identità. Oggi, in questa santa notte, noi tutti scopriamo chi siamo tutto l'anno, cioè figli amati e quindi chiamati alla misericordia tra di noi. Anche perché se non ci amiamo, se non viviamo nell'amore, crescono giorno per giorno i semi dell'inimicizia, dell'odio, della violenza. Questo Dio che si è fatto uno di noi è il vero e unico contenuto del Natale. Tutto il resto, la gioia per i duri, l'affetto della famiglia, la guarigione dall'ingiustizia della vita, riceve da Gesù il suo senso, il suo vero senso. Ma quando questa consapevolezza svanisce dalla nostra, dal nostro cuore, tutto scivola in un piano unicamente umano, sentimentale, anzi brutalmente affaristico. La parola amore non è un concetto, un orientamento, un valore etico universale, bensì la parola amore è il nome, è il nome di Gesù, dell'Emmanuele, del Dio con noi, che è luce per i nostri passi e che è misericordia di Dio. Quanto abbiamo noi tutti bisogno di luce. E i tanti segnali intermittenti del mondo virtuale che ci circonda
così effimeri, fanno credere di vedere, ci illudono, ma poi si spengono. Si spengono e ci lasciano nelle tenebre amare della solitudine, dell'individualismo che generano nel cuore di ciascuno di noi tanta paura. La luce del Natale è la scelta fedele e irrevocabile di Dio nella nostra vita, di un Dio che diventa uomo, che si sporca della nostra debolezza. Questa luce è per un popolo, è per tutta l'umanità, perché non ci si salva da soli. La misericordia ci lega agli altri, la misericordia di Dio ci lega agli altri e ci libera dalla condanna di credere che possiamo stare bene da soli, se pensiamo solo a noi stessi e ai nostri interessi. La gioia del Natale ci fa aprire il cuore, perché non stiamo bene quando questo cuore lo occupiamo. Stiamo male perché manca la luce, manca l'ossigeno. Non stiamo bene quando pensiamo di possedere la nostra vita, di farne quello che vogliamo. E se anche noi allora ci abbassiamo come Dio, cioè diventiamo umili e scendiamo dai troni dei nostri giudizi, troviamo allora tanta gioia nel voler bene al prossimo, al fratello. Dio si rivela.